ho escogitato un piano, grazie a questa qui potrò stare solamente con papà Antonio e scoprire la verità. Bene, ora finalmente sono da sola. Mettiamo un po' di questa. Bene, così le farò addormentare tutti quanti. Il sonnifero, mannaggia! Bravo Diego, vai tutta tutta tutta, vai su su su, ok? Anche tu Chiara, vai tutta tutta tutta, vai. Lo sapevo che ci stava tramando qualcosa alle nostre spalle. Magari quasi quasi ci mangiamo qualcosina, ok? Sì, certo, fai compagnia? Va bene, va certo. Dove è sparito? Dove è finito? Cercatemi insieme. Come ti senti Diego? Io ho mal di testa, tu? Io ho male alla pancia. Oi! Anto, che c'è? Ma ti vuoi fermare? Mamma mia, ma cos'hai questa mattina? Sei troppo in ansia? Mamma mia, mi sta scoppiando il cervello, guarda, perché non capisco cosa hanno i bambini, sono in ansia, cosa devo avere? Che facciamo? Io non ho forze di fare niente oggi. Neanche io, non ho più forze di alzarmi, non voglio più fare niente. È venuta la dottoressa ieri, pensavo che stavano meglio, che si erano ripresi. Invece niente, nulla, sono ancora in capo. Sì, ok, ho capito, però Anto, a parte che era venuta la dottoressa per Chiara e ora si è anche ammalato Diego. Quindi, secondo me, è un virus intestinale. Anzi, invece di stare qui a perdere tempo nel mentre che io faccio colazione, magari se andassi dai bambini a chiedergli come stanno, magari si sono ripresi. Sì, è vero. E in effetti, vado. Sì, vai. Ok. Non mi bastava che Chiara e Diego fossero ammalati. In più ci mette anche papà Antonio con la sua ansia. Io no, veramente. Non so che cosa fare. Bibi, come state allora? Tutto bene? Allora, come state? Male. Oh, siete un po' caldini anche, eh? Però neanche tanto, dai. Un po' di colazione e vi riprendete e vi mettete in forma, ok? Perché col pancino pieno si sta meglio, va bene? Non ho voglia di alzarmi. Dai, così almeno se mangiate qualcosina vi riprendete. Vabbè, vado da vostra mamma a vedere cosa dobbiamo fare, ok? Dai. A dopo. Sto talmente tanto male col pancino che non voglio neanche fare colazione. Neanche io. Adesso sono venuto di qua per prendere una cosa. Mi sono perso. Termometro. Ok, termometro. Ok, ha preso il termometro. Dovrà misurare la febbre bambini. Vabbè, andiamo a controllare. Bibi, termometro, arrivo. Perché sta correndo? Non è che i bimbi scappano. Bibi, sono arrivato col termometro. A chi misuriamo prima la febbre? Io. Oh, Chiara? Io. Diego, dai. Misuriamo prima Diego. Dai, che non sei tanto caldo, dai. Allora, bimbi, come state? Non hai nulla. Anche tu. Siete solo un po' debolucci. Che faccine brutte che avete. Non mi convince molto. Ok. Ma allora, cucciolini, come state? Mascottate. Allora, Anto, dobbiamo per forza chiamare la dottoressa, c'è qualcosa che non va. Sono troppo deboli, Sì, secondo me hanno preso un virus sicuramente. Vabbè, bimbi... Chiara, non ho ancora suonato. Allora, aspettate con calma, papà ha detto che misurerà la febbre a tutti e due, nel mentre io vado di là a chiamare la dottoressa, ok? Però, cuccioli, qualcosina dovete mettere nello stomaco, quindi due biscottine per uno li dovete mangiare. Di alzarmi. Vabbè, vi porterò qua due biscotti nel mentre vado a parlare con la dottoressa sperando che riesca a visitarvi, ok? Vado. Vai, fammi vedere se è arrivata la febbre alta, vedi, suona. 37 e mezzo, non è alta però è debolezza, quindi secondo me qualcosa avete. La mamma andate di là a prendere i biscotti così almeno mettete su qualcosina al pancino, sì. Ok? Chiamiamo subito la dottoressa Rossi, ok. Spento? Ecco, la dottoressa Rossi ora non risponde. Vabbè, a quanto pare devo richiamare di nuovo la dottoressa Aurora, la sua collega. Speriamo che almeno le risponda. Sì, dottoressa Aurora? Sì, allora, sono mamma Giulia e purtroppo la sto chiamando perché i bambini questa mattina non si sono alzati in piena forma. Sì, e sono abbastanza debolucci, Chiara lamenta forti dolori allo stomaco e Diego invece forte dolore alla testa. Sì, no, assolutamente, la medicina che mi ha dato lei per Chiara a quanto pare non ha fatto effetto. Ok, sì. Ah,
verrebbe già immediatamente questa mattina. Perfetto, benissimo, dottoressa, grazie. Sì, no, non me la sento di portarla in ambulatorio. Ok, benissimo, grazie dottoressa, quindi l'aspettiamo. Grazie mille, a tra poco. Grazie. Ragazzi, è fantastica questa dottoressa. Si dice che i medici non sono più disponibili, e invece non è vero, la dottoressa Aurora è stata subito disponibile e reperibile, quindi andiamo a dirle ai bimbi. Anto, Chiara e Diego, allora tranquilli perché mi ha detto che a breve arriverà la dottoressa e finalmente vi viene a visitare. Visto che sta arrivando, quindi almeno vi visita e siete più tranquilli. Ok, tagliamo la mela. Chiara, amore, non voglio più la mela. Allora, innanzitutto non dovevi alzarti dal divano perché sei ancora un po' deboluccia. Ok, non vuoi la mela, ma che cosa vuoi? La banana. Va bene. Con lo zucchero. Immaginavo. Lo sai che quando eri piccola andavi matta delle banane con lo zucchero. Vabbè, allora, io intanto ti preparo la banana. Tu devi andarti a mettere un pochino tranquilla di là perché a breve arriva la dottoressa per visitarti. Ma nel frattempo che mi tagli la banana, ti devo dire una cosa. Allora, Di, che ne dici di questo film? Ti piace? Io devo chiudere un attimo gli occhi perché mi brucia. E allora appoggiati sul divano, dai, tranquillo, riposati gli occhietti. Tanto la dottoressa fra un po' arriva, ti visiterà e stare un po' meglio, ok? Sì. Con quella faccia sospettosa non è che mi piace molto, dimmi amore. A me quella dottoressa non mi piace, perché l'altra volta sembrava che faceva le foto. Le foto? E quando hai fatto amore le foto? Lei mi ha detto dormi Chiara, io non ho dormito, ho aperto un occhio e vedevo che faceva le foto. Ma si faceva le foto? Faceva le foto! Ci è voluto davvero poco rientrare in questa casa. Ho escogitato un piano, grazie a questa qui potrò stare solamente con papà Antonio e scoprire la verità. Comunque non mi sembra che faceva le foto, vabbè, lei è una dottoressa e ti deve venire a visitare. Che dottoressa? Sì, ok, ti stavo preparando la banana, adesso vabbè, ti metti là. Campanello, sicuramente sarà già la dottoressa, quindi scendi amore, vai sul Voglio divano. Voglio andare a fare la banana. Sì, intanto vado ad aprirgli. Dai, Chiara, su amore, vai sul divano, io vado ad aprire alla dottoressa. Ok Giulia, apri tu la dottoressa. Sì, sì, apro io, tranquillo. Vai sul divano che io apro la dottoressa. No. Dottoressa Aurora, prego. Qua. Scusate, sono corsa dall'ambulatorio per venire qua il prima possibile, quindi... Sì, difatti la vedo con le facce. Esatto. Benissimo, allora... Dove sono i bimbi? Allora, sono lì sul divano, ma prima se vieni un attimo di là con me ti spiego un po' la situazione, okay. Prima di visitarli, ok? Okay. Andiamo pure di là, vieni pure. Allora, dottoressa, il problema è che ora non sta solo male Chiara, addirittura anche Diego. Ah, ok. E quindi ha Chiara forti dolori allo stomaco e invece Diego continua a dire che ha mal di testa, quindi non so proprio che cosa possono avere. Io ho presente perché in ambulatorio abbiamo tantissimi di questi casi. Okay. Quindi è un virus intestinale che si è evoluto nelle scorse settimane. E io avrei proprio la medicina apposta da dare. L'ha già anche addirittura portata. Esatto, no, sì, vabbè, fantastica. Grazie mille, dottoressa. Vabbè, è sì, veramente. Sì. Sono veramente contenta di aver chiamato lei perché la dottoressa Rossi non so come mai ma non mi ha risposto. Mannaggia, e quindi volevo chiederle se per caso ha l'acqua calda. Sì, che sì. Servirebbe per questa medicina appunto per i bambini. Ah, benissimo. Solo questo, sì, sì. Perfetto, mi hai salvato la vita, grazie. Niente. Allora, io vado a mettere sull'acqua e tu vai dai bambini, ci vediamo dopo. Ok, grazie. Mannaggia, mi devo ricordare di sorridere. Ciao bimbi, come state? Non tanto bene, vero? Non vi preoccupate, io ho la medicina, quindi adesso starete meglio, ok? Ah, bene dottoressa, è arrivata. Cosa posso fare? Sì, per velocizzarsi un pochino magari può andare ad aiutare mamma Giulia in cucina a preparare quello che le ho chiesto. Grazie. Ok bimbi, vado, arrivo, Ok bimbi, però così no, alzatevi, su, in piedi, ora in piedi, su, svelti, dai non ti lamentare, alzati e basta, vai. Ok, uno qua e uno qua. Ok, adesso vi do la medicina, voi ve la prendete senza fiatare, così finalmente vi addormentere e volevo dire sparirò. È tutto chiaro? Sì.
chiaro. Sì, ok, basta questo meglio. Due tazze di acqua calda, perché sembrerebbe che la dottoressa abbia addirittura portato la medicina. Ma vi rendete conto? No, vabbè, fantastica. Quindi iniziamo allora. Oh, Anto, ma perché sei venuto di qua? I bambini sono da soli con la dottoressa? Sì, ok, no, è arrivata la dottoressa, mi sembrano in buone mani, quindi mi ha detto di prendere l'acqua calda e portargliela. Una tazza con l'acqua calda, è calda, okay. Calda, quindi mi raccomando che non ti bruci, e l'altra la porto io. Intanto tu puoi andare. Brucia! Mamma Giulia, papà Antonio, è pronta l'acqua calda? Dai, andiamo a portargliele. Ok. Ecco qua la dottoressa. La dottoressa? Sì. Perfetto. Bene. Ecco qua, l'acqua calda come ci ha richiesto lei. Allora, io intanto vado di là, preparo i bambini e nel mentre lei la prepari e così finalmente spero che stiano meglio, ok? Grazie. Mamma mia, che crampo al stomaco che mi è venuto. Vabbè, vado dai bambini. Bimbi, ma scusate, perché vi siete messi così e non siete sdraiati? Perché la dottoressa. Come la dottoressa? Vi ha visitato? No. Come no? La dottoressa ha detto che era arrabbiata oggi perché ha detto che uno lì e uno qui. Secondo me voi il virus vi sta facendo male. La dottoressa non è cattiva, vi ha solo magari consigliato di stare un pochino più su onde evitare di avere ancora più di mal di pancia. Sì, dirci in piedi, veloce, uno qua e uno qua. Vabbè, Chiara, per favore. Macchiette macchiettine, super novità! Potrete ordinare oppure acquistare in tutte le librerie d'Italia oppure nel link in Amazon che vi lascio sotto nel link in descrizione il nostro nuovo libro, Il mistero di Madame Mystéreau. Fatemi sapere che cosa ne pensate e correte ad acquistarlo. Ok, cucciolini. Il telecomando. Certo, volete guardarvi qualcosa? Ok. Ecco a voi il telecomando. Allora, eccola lì la dottoressa, sta praticamente già arrivando. Ok, ma mamma mia, che dolore di stomaco che mi è venuto. Vabbè, bimbi, mi sa che mi state attaccando il virus. E comunque non dite alla dottoressa che è stata scortese, perché è stata gentilissima a venire a casa nostra in tempi così brevi, eh. Sì, sì, come no. Quindi prendete tutta la medicina e non lamentatevi, ok? Mm. Intanto vado un attimo in bagno. Con me questa dottoressa non mi piace per niente. Non comma. Davanti a mamma e papà fa la gentile, dietro mamma e papà fa la cattiva. Sì. Come Sofì, ti ricordi? Sì. Ok, io vado un attimo dal Canada da mangiare e ci vediamo dopo. Va bene? A dopo. Sì, sì, vai pure. E poi sinceramente gliel'ho detto anche alla mamma. Non sembra una dottoressa, sembra una che entra in casa degli altri. Sì. Però tu, Diego, stai al gioco, vediamo cosa fare. Bene, ora finalmente sono da sola. Mettiamo un po' di questa. Bene, così le farò addormentare tutti quanti. Il sonnifero, mannaggia! Mannaggia, ci mancava poco e mi scoprivano. Ma siete ancora sdraiati? Su, in piedi, forza! Vai, veloci! Dai, prendete la medicina, in piedi, ora! Vai, tieni la medicina. Vai, bevete e basta, senza lamentarvi. Perché è verde? Vai, bevete. Bravo, Diego, vai, tutta, vai, su. Ok, anche tu, Chiara, vai, tutta, vai. Bene, tutta, finitela, tutta quanta. Vai, cuccioli, sì, vai, tutta. Questa qua, prima ci ride e poi ci sgrida, non la capisco proprio. Ha qualche rotella fuori posto, mi sa. Sì, Chiara, hai ragione, ha qualche rotella fuori posto. Avete finito quindi? Ah, grazie, dammi, brava, bravissimi. Bravi. Dottoressa? Sì? Ho dei crampi allo stomaco allucinanti. No. Che cosa posso prendere, dottoressa? Non si preoccupi, vado subito a preparare una medicina per lei, va bene? Ah, grazie, gentilissima, niente. Grazie. Bimbi, mamma mia, che dolori di stomaco. Mi sposto che sono scomoda. Mi metto di qua. Diego, sdraiati bene. Sicuramente la medicina farà effetto. Dai, siediti qua. Ok. Chiara? Niente, lei è già crollata. Speriamo che la dottoressa mi faccia passare questi crampi allo stomaco. Mamma Giulia, ecco qua la medicina. Grazie, dottoressa. Ti figuri, mamma Giulia, ci mancherebbe, il mio lavoro. Che cattiva questa medicina. Ok, grazie. Lo so che è cattiva. Comunque riposatevi. Ah, dottoressa. Dove sono?
faceva proprio quella medicina. Comunque, per fortuna, non l'ho proprio bevuta. Facciamo piano, si sono addormentati tutti. Si sono addormentati tutti? Sì, sì, tutti quanti, così almeno riposano, sono più tranquilli, ho dato una medicina apposta. Lo sapevo che ci stava tramando qualcosa alle nostre spalle. Comunque, scoprirò che cosa sta succedendo, ve lo prometto. Non si preoccupi, papà Antonio, la medicina quindi ha fatto effetto. Ok, l'accompagno alla porta allora. Ok, la ringrazio. No, adesso che scusa mi invento per rimanere? Sì, però stavo pensando, non sì. È meglio che io rimanga qua? Magari quando i bambini così si svegliano posso controllarli, vedere come hanno reagito. Non è una brutta idea? Sì. Non sta uscendo? Molto sospetto. Vabbè. Volentieri, sì, così almeno vediamo un attimo la reazione dopo. Va bene. Benissimo. Magari quasi quasi ci mangiamo qualcosina, ok? Sì, certo, fai volentieri. Compagnia? Va bene, va certo. Bene. Ci vediamo domani con un prossimo video. L'ansia sale, non si ferma, neve bianca, moto slitta. Anto, per favore, portami il latte e i biscotti per i bimbi. Ok, latte? Prendiamo il latte. Eccolo qua. I biscotti? Sì, adesso mi chiederai i biscotti. Giulia, scusami, che biscotti mangiano i bambini? Sì, immaginavo che me lo chiedessi. Le gocciole. I bambini mangiano i biscotti da quasi 8 anni praticamente. Vabbè, prendimi i biscotti. Me ne ero dimenticato, dai, no, succede, non è che succede una tragedia. Gocciole. Ok, ecco, le gocciole. Sì, vabbè. Gocciole, latte. Ah, sì, sai cosa dovrei fare? Dovrei iniziare a farti fare più... Sì, vabbè, adesso lasciamo stare perché colazione e cucinare io zero. Sì, ok, vabbè, lo sai. Intanto vai a chiamare i bimbi nel mentre gli preparo la colazione. Benissimo. Puoi andare Ok, va bene, ciao. Mamma mia, sempre il solito. Ok, vado a chiamare i bambini. Bimbi, ci siete? Sì, papà, arrivo. Oh, ho male alla pancia. Che hai, amore? Pancia. Mal di pancia? Sì, mi sento. Mannaggia. Male. Fammi sentire. Voglio andare sul divano. Mannaggia, oh. Ti stai prendendo l'influenza? No, voglio andare sul divano. Andiamo. Ok, Diego, dì alla mamma che vuoi sul divano. Oh, Diego, dimmi. Mamma, Chiara non sta per niente bene. Come non sta bene? Ma adesso dov'è? Nel divano con papà. Vabbè, arrivo. Di che prepara la colazione e arrivo subito. Ok. In effetti papà sei caldissima, mamma mia, oh. Ti metto sul divano. Ok, Chiara, mettiti qua. Perfetto. Ci leggi il nostro libro? Aspetta che ti prendo una copertina. Ci leggi il nostro libro? Sì, come sei calda, Sei caldissima, Ora misuriamo la febbre, quale vuoi, la notte dei sogni o il mistero di Madame Mistero? Il mistero di Madame Mistero. Ok, vado un attimo dalla mamma, arrivo, va bene? Ok. Arrivo, Io nel frattempo scelgo la pagina. Questa qua. Quasi come un bradipo. Papà, io vado a divano da Chiara. Ok, io vado a prendere il termometro così vediamo la febbre a quanto ce l'ha, ok? Ok. A dopo. Allora Giulia, mi serve il termometro per vedere se Chiara ha la febbre. Mannaggia, che è troppo calda. Oh, Anto, sì, arrivo subito. Aspetta, metto in pausa. Il termometro. Ho capito, ma scusami un attimo. Vedere se c'è calda. È abbastanza calda, quindi voglio vedere quanto ce l'ha. Ok, misurami la febbre. Se dovesse averla, io chiamo la dottoressa e la faccio venire. Ok, vado a vedere. Sì, va. Febbre, alla fine, Ce l'ha 38,5. Cosa? 38,5? No, dobbiamo chiamare per forza la dottoressa che venga a casa a visitarla. Perché non è possibile. Già 2 settimane fa non stava bene. Sicuramente aveva le tonsille infiammate. Allora, medico di famiglia? No. No, chiamo la pediatra direttamente. Così almeno magari gli fa un controllo. Salve dottoressa, sono la mamma di Chiara e Diego. Sì, sì, buongiorno. Sì. Guardi, purtroppo Chiara stamattina che si è svegliata con febbre alta. Sì, di prima mattina mi preoccupa un po'. No, no, per il momento no. Non ha né nausea e né... e non va neanche di corpo. No, assolutamente. Sì, ok. No, non me la sentivo di portarla fuori. Magari con un colpo d'aria peggiora. Grazie dottoressa, la ringrazio, sì. A tra poco. Sì, grazie. Salve, grazie. Anto! Velocissimo, quasi come... Allora, Sì. Ho chiamato la dottoressa, sì, sei abbastanza a pezzi, amore.
Allora, ho chiamato la dottoressa, ha detto che un paio di ore dovrebbe venire. E quello che ti chiederei è di andare a fare la spesa, Anto. Ah, vado perché, io? Sì, perché okay. Mancano delle cose, così okay. Almeno siamo tranquilli. Vado in bagno. Niente, tu vai a fare un po' di spesa e... Vado a vedere. Chiaro. Poi mi scrivi un messaggio, quello che manca, come sempre. Okay. Chiaro, arrivo, amore, ok? Vado a fare la spesa. Amore, ho fatto mamma. Vieni qua, amore. Spostati, amore, che così prendo un po' in braccio tua sorella. Allora, amore, sta per arrivare la dottoressa. Ha detto che un paio di ore finiva il giro visite e poi arrivava. Ok? Ai, male le ossa. Amore. Finalmente l'ho trovato, il ragazzo bellissimo abita qui. Salve. Salve. Ma che cosa sta facendo, scusi? Chi è? Non la conosco. Perché è qui? Piacere. Sono la dottoressa Rossi, sono qui per visitare Chiara. Ah, Chiara, sì, sì. Io sono Aurora, sono un'amica di famiglia. Sono venuta qua prima per vedere Chiara, appunto. E mi hanno detto che è tutto ok, sta benissimo, quindi non c'è bisogno. Sì, va bene, ma io sono venuta qua, Chiara la devo visitare lo stesso. Sono venuta qua apposta. Non so, la mamma ha detto che già sta benissimo, quindi non ce n'è bisogno. Secondo me non deve entrare, non deve fare niente. Ma come, sono venuta qui apposta? Io non saprei, è a posto la bambina, quindi il suo lavoro direi che è terminato adesso. Sì, ma glielo dica che non ci si comporta così. Io sono venuta qua apposta. Ho lasciato lo studio per venire a vedere la bambina. Grazie. Prego. Allora, le sue barbe iniziano a calare. Amori miei, sono arrivato! Finalmente, eh? Era ora, cioè praticamente un'ora di spesa. Vado a mettere la spesa a posto e arrivo. Sì, dai, vieni. Dove eravamo rimasti? Ah, sì. Eccolo qua. Finalmente ho trovato il modo di entrare in casa. Ora corro a comprare il camice e diventerò finalmente la dottoressa Aurora. Frena, 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 disse una voce femminile proprio quando Diego stava per addormentarsi. Voglio andare in bagno. Sì, dai, amore, andiamo. Amore, vado a portare Chiara di nuovo in bagno. Finalmente, Chiara, amore, aspetta un secondo lì che sarà arrivato sicuramente la dottoressa. Macchiette e macchiettine, super novità! Potrete ordinare oppure acquistare in tutte le librerie d'Italia oppure nel link in Amazon che vi lascio sotto nel link in descrizione il nostro nuovo libro, Il mistero di Madame Mystère. Fatemi sapere che cosa ne pensate e correte ad acquistarlo! Anto, sicuramente sarà la dottoressa, apro io! Salve? Sì, salve. Salve, sono la dottoressa Aurora. Dottoressa? Sì, sì. Salve. Sono venuta a visitare Chiara. Buonasera, sì. Ma chi è lei? Sono la dottoressa Aurora. Mi scusi, ma la dottoressa Rossi? Non è potuta venire, ha mandato me come sostituta, se è non è un problema. No, ci mancherebbe, vieni pure, figurati. Grazie. Vieni. Dov'è la piccola Chiara? Ok, quindi la dottoressa Rossi le ha parlato di Chiara. Esatto, benissimo. Oggi abbiamo già parlato. Ok, allora Chiara un attimo in bagno e vieni un attimo di là che intanto ti faccio sistemare e poi puoi visitare Chiara. Ok, okay. Bene, vieni pure. Allora dottoressa, intanto le presento mio marito, così almeno sicuramente se sostituisce la dottoressa Rossi sicuramente ci vedremo in altre occasioni. Certo, quindi veramente. Anto, dove sei? Oh Giulia, dimmi. Ah, è arrivata la dottoressa. Ah, piacere. Piacere Antonio. Salve, piacere. Sì, okay. E allora, Anto, sì? Falla sistemare e io vado un attimo da Chiara di là e la metto sul divano. Perfetto. Ok? Allora ti accomodi, sì, ti puoi certo. Mettere qua. Chiara, amore, è arrivata la dottoressa. Non ti stai reggendo in piedi, eh? Sì, vieni che ti porto sul divano perché è arrivata la dottoressa e ora ti visiterà. Ok, amore? Andiamo. Amore, chiamo la dottoressa così ti visita, ok? Ma no, la testa. Sì, amore. Dottoressa! Allora, da quanto è che lavori con la dottoressa Rossi? Ormai da tantissimo tempo. Dottoressa Aurora, deve venire a visitare Chiara? Che tanto che lo fai. Dottoressa Aurora, Chiara deve essere visitata. Dai. Chiara si è persa sta dottoressa. Dottoressa Aurora! Aurora! Dottoressa, la sta chiamando mia moglie.
Chiara è sul divano, può venirla a visitare? Dottoressa, vada. Come si chiama? Come si chiama? Ah, sì, Chiara! Chiara! Dottoressa Aurora! Sì, sì, sono qui. Ecco. Ciao, okay. Ciao Chiara, come stai? Male. Oh, vieni qua, vieni che ti misuro un po' la febbre. Ok, ok. Mi ha detto la dottoressa Rossi che lei avrebbe degli attrezzi magari che posso usare su Chiara, ad esempio, per misurare la pressione. Ah, ok, non se li hai portati lei? No, purtroppo no, sono corsa veloce per venire qua, quindi l'ho dimenticati. Ah, ok, va bene. Allora, io intanto vi lascio un attimo qua e vado a prendere le... basta solo il... Sì, solo un po' per la pressione, sa, un termometro. Ah, ok, va bene. Sì. Amore, torno e ti lascio in buone mani con la dottoressa, ok? Va bene. Grazie. Anto, vieni un secondo. No, dimmi, sono qua. Ok, okay. Allora, devi montare, sì, il misuratore, okay. E mi ha anche chiesto il termometro, dove l'abbiamo messo? Termometro... Dove l'hai messo? Ok, Chiara, adesso chiudi un po' gli occhietti mentre aspettiamo mamma, va bene? Così ti rilassi. Vabbè, intanto, di là, sì. Lasciato di là. Okay. Ok. Allora, monta questo perché ha detto la dottoressa che deve misurargli la pressione alla bambina. Vado. Sperando che sia tutto a posto, eh. Ok. Dai. Andiamo, sì. Andiamo. Ok, eccoci qua. Ah, Dada. Perfetto. Sì. Grazie. Bene. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po'. No, mamma, stai tranquilla. Adesso la visita, no? E poi mi diranno qualcosa. Sì, mamma. È già qui la dottoressa. Qua, dammi il braccino. È un po' caldina ancora. Dai che ti passa, ok? L'ho stretto. Ok, non ti faccio male. Stai tranquilla, eh. Vediamo quanto hai la pressione, non ti preoccupare. Oh, ma non iniziare. Te l'ho detto che se dovesse succedere qualcosa ti chiamo subito. Ok, intanto posso chiedere se magari avete delle medicine, qualcosa da dare a Chiara, qualsiasi cosa, per iniziare subito la terapia magari. Vai pure in cucina che c'è Giulia che ti dà tutte le medicine che servono, ok? Grazie dottoressa. Ah, ok, perfetto, grazie. Ma non è che devo sempre stare al telefono e dire tutto quello che succede H24. Sì, mamma, un secondo solo. Dimmi. Sì, una domanda, per caso avete delle medicine, qualcosa? Sì, per... è il mobiletto questo qua. Ecco, le altre, tutte le medicine. Ok, grazie. Prego. Ok, sì, mamma, assolutamente. Sì, sì. Vediamo se c'è qualcosa qui per Chiara. Ah, sonnifero. Con questo qui posso far addormentare Chiara. Così sicuramente domani verrò di nuovo in questa casa. Adesso comincia nel guai perché se non c'è l'ansia sale, non si ferma. Neve bianca, moto slitta. Iniziamo la ricerca con voi. Con voi. Iniziamo a cercare, Diego e Corrochi ci dobbiamo sbrigare. Troppi segnali, adesso lo so, è stata Madame Misero. Guarda più avanti e dimmi che vedi, insieme a noi c'è pure lo Yeti. Non è cattivo, è super...